Però tutto nasce da una follia, cioè da un sogno che fa parte, insomma, per essere raggiunto ha bisogno di una dose giusta di follia. Sì. Cioè, quanta follia c'è stata in questo sogno? Beh, sì, cioè, ci volevo. Sì, tanta follia applicata a tanta determinazione, applicata a tanta professionalità e al desiderio di fare qualcosa di bello. Il bello, non so, ho l'impressione che venga sempre messo da parte, no? Non venga mai inseguito tanto, un bello disinteressato. Abbiamo avuto quest'idea, ci abbiamo creduto, ci abbiamo lavorato e alla fine quello che abbiamo ottenuto è qualcosa che è andato oltre ogni aspettativa e ci ha cambiato la vita. Sembra poi non avere fine, nel senso che ha dato vita a tutta una serie di cose, adesso è il documentario. Cioè, ti aspettavi mai un evolversi tale delle cose? No, non mi aspettavo assolutamente che saremmo finiti alla Festa del Cinema di Roma, non mi sono aspettato che avremmo suonato nei grandi stadi d'Europa, tante cose sono successe ed è qualche cosa che effettivamente fa riflettere, no? Molto spesso, cioè, insomma, siamo partiti senza aspettarci, senza pianificare troppo, io non sono un grande pianificatore, ma abbiamo scoperto involontariamente un mondo, un grande entusiasmo tra i vari musicisti, tra tutti i tecnici e quindi la cosa è cresciuta a dismisura. Senti, sono andati mille progetti dopo, però tu hai mai nostalgia di quei momenti? Ma io sono, come attitudine, guardo sempre che cosa viene dopo, che cosa fare dopo, non mi fermo mai, però è ovvio che, ad esempio, nel vedere il film, rivivere certi momenti mi ha emozionato tantissimo e soprattutto in questo periodo in cui purtroppo non ci possiamo abbracciare, non possiamo suonare dal vivo, un po' di nostalgia salta fuori. Senti, quanto sono stati importanti i social per i vostri progetti? I social media sono stati fondamentali per noi perché ci hanno permesso dal niente di farci conoscere, di trovare musicisti, di trovare anche i soldi per riuscire a realizzare l'evento, però mi piace pensare che siano stati utilizzati in maniera sana, cioè abbiamo utilizzato i social per raggiungere delle persone, ma per poi riuscire a creare qualche cosa nel mondo reale, per creare una condivisione reale, per creare delle amicizie che sono nate, e credo che questo sia il modo più sano e più giusto per utilizzare internet e i social media. Come si riesce a tenere un equilibrio tra la follia e il voler incorrere questo sogno a tutti i costi? Allora, per ogni pizzico di follia ci vuole anche un pizzico di concretezza, perché poi le idee bisogna realizzarle. E in effetti è quello un po' che è come è andata con il progetto Rocky 1000, perché dopo che Fabio ha condiviso la sua idea con amici e colleghi si è formata una squadra di lavoro che effettivamente ha messo in piedi questa enorme impresa. E allora io avevo la responsabilità della parte audiovisiva, quindi mi dovevo occupare delle riprese del videoclip che poi avremmo messo su YouTube per invitare i Foo Fighters a Cesena. E così feci, però quel giorno lì mi resi conto che l'emozione, le persone, era talmente incredibile quello che stava accadendo che meritava un racconto molto più approfondito e quindi è per questo che ho deciso di volerne fare un documentario. Ma come hai scelto cosa mettere di cosa arrivare? Perché è un figlio di questo prodotto, il documentario è una cosa che è stato curato sin dall'Italia in corso. È stato complesso perché io ho girato tantissimo materiale, quindi avevo tantissimi tera di materiale. Questo significa che più materiale hai, più è difficile fare una scelta. Quindi è stata una fase di lavoro complessa. Mi sono resa conto che questa storia meritava un racconto corale e quindi mentre si racconta l'impresa, come di fatto si è riuscito a mettere in piedi questa struttura, ho approfondito molte storie di musicisti con cui sono entrato in contatto che erano lì e mi chiedevo per quale motivo si sono fatti 700-800 chilometri a loro spese per partecipare a questa cosa. È semplicemente per amore dei Foo Fighters? Sì, no, insomma, approfondendo con loro mi sono resa conto poi di quello che penso sia un po' il tema del film, del documentario, che è il valore, il potere della musica. La musica è molto potente, ha un effetto benefico sulle nostre vite e, diciamo, approfondendo alcune di queste storie di questi musicisti ho tentato di farne quello che
può essere un racconto corale e universale, in modo che tutti potessero in qualche modo empatizzare con quelle emozioni. Senti, a proposito di empatizzare con queste emozioni, tu conosci molto bene il mondo della serialità giovanile. Questa è una storia che, tipo, per me, io la conosco dagli inizi, cioè ho sempre sostenuto il progetto. Però un ragazzo che si approccia a questo documentario, hai pensato a come veicolare magari il messaggio per farlo arrivare anche magari alle generazioni più giovani? Guarda, io credo che forse una delle cose che può attirare è proprio la musica, il fare musica insieme, anche se nel tempo il concetto di musica, i gusti musicali sono cambiati, magari i giovani, io, lavorando molto con gli adolescenti, mi sono resa conto che il genere rock sta vivendo una, diciamo, una crina, in una fase forse un crepuscolare, perché sono entrate nuove sonorità, quindi ovviamente è uno spazio in continua evoluzione, però fare musica insieme è qualcosa che ancora i ragazzi fanno, desiderano di fare, con nuovi strumenti, con nuovi modi, e quindi in qualche modo penso che questa storia possa parlare assolutamente anche a loro, soprattutto in questo periodo un po' complicato dove facciamo fatica a vederci, non possiamo farlo in questo momento.